Ma quanto è difficile per uno studente scegliere il suo nuovo portatile? Bene, oggi vediamo insieme quali sono i migliori notebook per studenti divisi per fascia di prezzo. Vediamo anche che cosa possono fare, che cosa no, così adeguate anche le vostre aspettative rispetto alla macchina. E poi anche periodo di back to school, quindi potrebbero venire fuori anche altre occasioni, altri sconti, ma non perdiamo ulteriore tempo, iscrivetevi al canale, lasciate un like al video e andiamo! Allora ragazzi, questa è una selezione dei migliori portatili per studenti divisa per fascia di prezzo, ma attenzione, non è una guida su come scegliere il miglior portatile se sei uno studente. Se quella guida lì vi interessa, fatemelo sapere con un commento o con un like, perché più avanti magari ci facciamo un video. Io qui vi do una selezione dei migliori portatili, vi do anche delle indicazioni in generale sulla macchina, ma il consiglio è quello di entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, tra l'altro ci trovate anche su WhatsApp, perché il periodo è quello del back to school bello pieno, quindi potrebbero venire fuori davvero delle ottime occasioni. Per esempio ci sono alcuni shop che fanno dei cashback importanti, che fanno abbassare molto il prezzo. Sono prodotti che trovate principalmente su Telegram, perché qui tra offerte variabili, cashback, supervalutazioni degli usati, sarebbe venuta fuori una selezione di prezzo troppo sballata. Vi faccio un esempio per farvi capire che cosa trovate su Telegram, come ad esempio questo MSI Modern 15 con Intel Core Ultra 5 125H, bello potente, una macchina recente, tutta aggiornata, praticamente la metà del prezzo grazie alla combo back to school e cashback, dando indietro un usato. Ma non perdiamo ulteriore tempo e partiamo con la selezione. Il Samsung Galaxy Chromebook Go è la scelta più economica da fare, che può andare bene per i primissimi studenti, scuole elementari o medie, è perfetto per quelle finalità lì, ma attenzione, è sempre un Chromebook e quindi se in futuro avrete delle necessità diverse potrebbe darvi delle rogne. Quindi meglio puntare ad un Windows con MSI Modern 14 con Intel Core i3 che può affrontare tutto il ciclo scolastico iniziale, dare accesso a strumenti più completi e variegati anche per esplorare al meglio le proprie passioni. Ovviamente è sempre un notebook low-end, quindi non bisogna aspettarsi un fulmine di guerra. Se invece vi serve un notebook per le superiori o per facoltà universitarie che non siano ingegneria o simili, questo Asus VivoBook 16X con il suo Ryzen 5 5600H ha tutta la potenza che vi può servire per fare tutto, anche su uno schermo bello grande da 16 pollici. L'alternativa meno potente ma comunque intrigante per superiori e università, sempre senza pretese, è Lenovo IdeaPad Flex 5, che è un bel convertibile da 14 pollici, utilissimo per studiare, leggere documenti o prendere appunti grazie a display touch. Se poi volete un bel notebook a 360 gradi, c'è il Dell Inspiron 15, che va benissimo per qualsiasi tipo di studente, superiori, medie, università, insomma, ha una dotazione hardware importante, un design sobrio, una bella webcam, insomma, costa poco e andate sul sicuro. Salendo di prezzo potete valutare l'MSI Modern 15 con Intel Core Ultra 5 125H, che abilita anche l'intelligenza artificiale in fascia media. Ottima macchina a tutto tondo, dà una marcia in più a qualsiasi studente e va spesso anche in offerta, diventando un vero e proprio best buy. Poi per chi ha già uno smartphone Samsung e vuole completare l'ecosistema ad avere tutto integrato, che per uno studente può essere davvero comodissimo, il Samsung Galaxy Book 4 è la scelta perfetta. Calato molto di prezzo, bella macchina con Core 5, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, insomma va benissimo per tutto. Se avete questo budget e state cercando un bel convertibile, il Dell Inspiron 14 2 in 1 fa il caso vostro. Strumento bello completo, a disposizione di tutti gli studenti, per superiori, università, non importa. Con una spesa tutto sommato contenuta vi portate a casa un bel convertibile che vi farà fare un figurone. Il MacBook Air M2 potrebbe essere definito il notebook perfetto per tutti gli studenti che non hanno bisogno di una GPU per compiti grafici importanti,
Quindi università, dove la grafica è importante, vanno escluse. Ma per tutto il resto, anche semplice scuola, il MacBook Air M2 sotto i 1000 euro è perfetto. Macchina veloce con super autonomia, è perfettamente integrata nell'ecosistema Apple, quindi se avete già un iPhone o un iPad è davvero un gran vantaggio. Se invece la GPU vi serve a scopo universitario, ed in questo caso, miei cari ingegneri, sto parlando proprio a voi, l'Asus TUF A15 in versione Ryzen 5 e RTX 4050 è la soluzione ottimale per portarsi a casa una macchina discretamente potente per le vostre operazioni senza spendere troppo e stare abbondantemente sotto i 1000 euro. Asus ZenBook 14 OLED invece è un notebook che dà un'esperienza premium grazie a quel display OLED da 14 pollici a tutti gli studenti che vogliono una macchina figa, passatemi il termine, ed anche potente senza spendere cifre esagerate. Un bel 14 pollici con Core i9 serie H può essere consigliato un po' a chiunque. Se avete un budget elevato è molto probabile che le vostre richieste siano più specifiche. MSI Prestige AI Evo è il notebook perfetto per chi cerca portabilità estrema senza rinunciare ad una piattaforma aggiornata e potente con Intel Core Ultra 5 con N+ e grafica integrata Intel Arc. Poi è leggerissimo, 990 grammi, ha un bel display OLED da 13 pollici. Insomma, se passate tanto tempo in giro tra treni, spostamenti, sale studio, questo è quello perfetto. Il Surface Pro di Microsoft è un ibrido interessante per più di un motivo. Prima di tutto è un tablet con tastiera, quindi avete la vera praticità di un 2 in 1, che per uno studente può essere davvero essenziale per apprendere direttamente da tablet. Poi la piattaforma Snapdragon X Plus gli dona una super autonomia e non è da sottovalutare il plus della penna, che per chi studia o magari ha orientamenti artistici può essere decisamente fondamentale. Sempre stando su un notebook dalla ottima autonomia e dalla portabilità buona, il Samsung Galaxy Book 4 Edge da 14 pollici è da valutare seriamente. Prima di tutto va spesso in offerta, poi è una macchina convincente per ogni tipo di operazione e un notebook premium con un bellissimo display OLED. Insomma, se avete un bel budget ve lo portate a casa e siete studenti fortunati. Facciamo che il vostro percorso di studi vi obbliga ad avere una macchina bella potente, magari siete sviluppatori e volete una CPU importante, magari siete ingegneri, designer, architetti e via dicendo e vi serve anche una GPU importante. Mettiamo anche caso che vi piace giocare ed ecco la ricetta perfetta per portarsi a casa il Dell G15 con RTX 4060. Però per piacere date priorità allo studio e poi al gaming. E chiudiamo con MSI Katana 17 per tutti gli studenti universitari di facoltà che richiedono una certa potenza che stanno già pensando ad una macchina in grado di dire la sua anche quando si approcceranno a mondo del lavoro, il tutto però senza spendere cifre fuori contesto. Questo MSI Katana 17 offre un display enorme da 17 pollici, Core i7 bello potente e una RTX 4070 già in grado di fare la differenza. Ragazzi, poi se siete studenti ed avete un budget superiore a quello delle fasce di prezzo che vi ho proposto qui, beh, probabilmente avete delle esigenze specifiche o vi state già addentrando nel mondo del lavoro. Per questo motivo secondo me ha più senso che voi andiate direttamente sulla prossima puntata di TalkBook, in modo da avere sempre un quadro chiaro della situazione sulla fascia un po' più alta del mercato. Bene ragazzi, anche per oggi ho concluso. Come al solito ci sentiamo qui in basso nei commenti, soprattutto nelle prime ore di pubblicazione del video, così riesco a seguire tutti. E nulla, di nuovo, anche per oggi è tutto. Un saluto da Bernardo per tuttotech.net. Ciao!